Non è finito bene l'incontro al Tribunale di Arezzo sulla situazione della FIMER. Erano stati infatti convocati i rappresentanti del fondo Grebul McLaren e gli attuali proprietari. Il giudice delegato voleva capire se c'erano i margini per un accordo. 10 milioni che il fondo avrebbe dovuto versare ma non sono mai stati versati perché l'accordo di fatto non c'è stato. Qui si sta facendo spengere e chiudere un'azienda che ha un portafoglio ordini di 10 milioni e che chi la governa non permette la saturazione degli impianti perché non ha i soldi per comprare i componenti. E abbiamo uno spettatore che continua a manifestare la volontà di intervenire e di rilanciarla, che ci metterebbe i soldi, ma gli viene impedito di metterceli. La vertenza dunque non è affatto risolta. Lavoratori e sindacati confederali che avevano presidiato fuori dal tribunale l'incontro hanno raggiunto lo stabilimento di Terra Nuova Bracciolini. Indipendentemente da quello che può essere il loro obiettivo, oggi c'è solo un interesse primario da portare avanti, che è quello della continuità dello stabilimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia di Terra Nuova, lo ricordo, sia di tutto l'indotto, sia anche dello stabilimento di Vimercate. Nel tardo pomeriggio c'è stato un incontro nella sala consiliare del comune del Val d'Arno Aretino, poi i dipendenti sono tornati in corteo verso lo stabilimento, dove scatterà un'occupazione permanente.